A oggi siamo a giugno 2016 e abbiamo aperto il nostro secondo press a Chancery Lane e stiamo aprendo il nostro terzo St. Bride Press penso nel giro di 3-4 settimane saremo aperti anche a St. Paul, quindi. C'è la voglia di superarsi sempre, no? Quindi di porsi ogni volta un nuovo obiettivo di fronte e provare a raggiungerlo. Quello è quello che da 3 anni a questa parte e mi dà la voglia e l'entusiasmo di provare a fare sempre meglio. Lavoriamo molto sul direct trade. Direct trade vuol dire che andiamo a comprare direttamente nella farm, quindi nell'azienda che in Colombia produce questo caffè dai ragazzi che fisicamente lo raccolgono un chicco per volta. E avendo l'esclusiva su questo terreno, nessun'altra caffetteria o nessun altro brand al mondo di caffè può avere lo stesso nostro caffè. La cosa difficile qua è che c'è molta molta competizione, quindi bisogna essere sempre, come ti dicevo, mi ricordo che ti dicevo anche 3 anni fa, bisogna essere sempre un passo avanti rispetto alla tua concorrenza, che è spietata, e quindi insomma non sono ammessi cali di tensione, ecco. Posso dirti di non avere l'ambizione di voler aprire 50 negozi, questo no. E sicuramente a un certo punto arriverà il momento di andare via da questa città, però insomma al momento sono completamente immerso e focalizzato in questo progetto, quindi insomma non ci pensiamo. Che consiglio posso dare che vuole investire a Londra? Di armarsi di tantissima pazienza, di essere sicuri che questo è il posto dove si vuole investire e di essere soprattutto non convinti al 100%, al 1000% dell'attività che si vuole aprire, del progetto che si ha in mente, deve essere studiato in ogni minimo dettaglio. Questa città deve essere conosciuta in ogni minimo dettaglio. A quel punto un successo è possibile. Come si fa davvero a far funzionare un'attività e a moltiplicarla come hai fatto tu? Tanto lavoro, passare tanto tempo dentro il locale, vedere, studiare i tipi di clienti, capire cosa la gente vuole, studiare il mercato, quindi tutta quella che è la tua concorrenza. Qua a Londra solo di independent coffee shop come il mio ce ne sono 450, quindi insomma è una scena abbastanza ampia. Studiare la concorrenza e provare a essere sempre un passo avanti, quindi trovare l'idea, quello che potrebbe funzionare prima degli altri. In realtà sembra molto simile alla moda, no? Quindi lavori sempre per la stagione dopo. Quindi io ieri stavo già lavorando per il prossimo inverno. Vedere i clienti che ogni giorno tornano e portano amici, che consigliano, a cui consigliano il tuo locale, insomma, sono belle soddisfazioni. O vedere semplicemente un locale, magari la prima volta che lo vedi, no? Che è tutto distrutto e pensare che un giorno quello sarà un bar e quel giorno vedere quel bar pieno con la coda alla porta, beh, sono belle soddisfazioni. Qual è il segreto del tuo successo, Dave? Tanto entusiasmo in ogni cosa che si fa e soprattutto provare a superarsi sempre, ogni volta.